Al termine della sfida tra Milan e Juventus, una sfida che ha visto una Juventus trionfare alla grandissima contro la capolista Milan, un Milan che sembrava imbattibile, che era imbattuto, che non perdeva da una marea di partite, ecco che la Juventus ha fatto una delle partite più belle dell'anno e una anche delle partite più decisive e iconiche dell'anno. A fine anno ricorderemo questa partita nel bene o nel male. Ma questa è una partita che comunque segna il campionato e lo fa in una maniera molto importante. E al termine appunto della sfida è andata in onda la solita trasmissione Sky Calcio Club di Caressa. Un Fabio Caressa che è da anni accompagnato da Beppe Bergomi. Un soggetto di cui abbiamo parlato molto spesso qui sul canale, e abbiamo parlato anche di alcune sue esternazioni un po' particolari, diciamo così. Quella di ieri però forse è stata la più clamorosa e sicuramente la più, fatemelo dire, imbarazzante, diciamo così. Perché quello che è uscito fuori ieri è un Bergomi che ha le idee un po' confuse, per carità, ognuno è libero di avere le proprie idee, per carità, però quando si vede proprio l'intenzione di agire in un certo modo a favore della propria squadra, beh, allora lì è chiaro che il ruolo del giornalista forse diventa un po' stretto. Cioè quando il ruolo di tifoso, in qualità anche di ex giocatore, ex capitano di quella squadra, ma quando il ruolo di tifoso, ex capitano, ex giocatore di una squadra diventa e va oltre quello che è il ruolo del giornalista, opinionista, telecronista, allora a quel punto forse c'è qualcosa che non va. Anche nel fare l'opinionista, il telecronista, bisogna avere equilibrio, nonostante la fede calcistica. Quando si va oltre o si diventa faziosi, e quindi anche, diciamo la verità, si perde un po' di credibilità, oppure forse fare un passo indietro. Ecco, in questo caso Bergomi non lo ha mai fatto, ha continuato con la sua strada. In un atteggiamento un po' strano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Prima però vi ricordo di supportarci, come sempre, di lasciare un like appunto al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per avere altri video come questi, e inoltre qui sotto c'è una campanellina, cliccandoci vi darà la possibilità appunto di essere aggiornati su tutte le notizie di mercato e di appunto riguardanti la Serie A e la Champions League. Andiamo a vedere quindi di cosa si tratta. Eh sì, perché dopo la sfida tra Milan e Juventus è andato in scena un siparietto meraviglioso. Perché poi a Sky Calcio Show, anzi a Sky Calcio Club in realtà, si è parlato del Milan, della Juventus, ma si è parlato anche dell'Inter. Perché? Perché nella giornata in cui il Milan è stato battuto dalla Juventus per 3-1, nella stessa giornata l'Inter è stata battuta per 2-1 per mano degli ex, ossia di Candreva e di Keita, due ex giocatori dell'Inter che hanno di fatto battuto l'Inter di Antonio Conte, che veniva da 8 vittorie consecutive, che cercava il filotto di 9 vittorie, che stava cercando di dimenticare la delusione atroce, perché la delusione dell'Inter è stata atroce, l'uscita della Champions League senza neanche entrare in Europa League. Ecco che quindi c'era un Bergomi che era un po' scosso, perché da un lato aveva perso il Milan e non c'era stato il sorpasso, dall'altro ha vinto la Juventus, non c'è stato il sorpasso perché l'Inter ha perso, era un po' scosso, diciamo la verità. E qui è venuta fuori una situazione clamorosa, perché è intervenuto anche Alex Del Piero. Sappiamo Del Piero quanto rispetto a Bergomi invece sia molto equilibrato, ma molto. Del Piero da questo punto di vista potrebbe fare benissimo il telecronista, fa benissimo l'opinionista e fa benissimo tutto ciò che riguarda un certo equilibrio, perché lui come persona è una persona molto equilibrata e lo fa anche quando commenta il campionato. Quando si parlava di Inter, Beppe Bergomi ha detto: c'è troppa pressione sull'Inter, perché io continuo a dire da inizio anno che l'Inter non ha la migliore rosa. Perché io sono convinto che la Juventus, il Milan e il Napoli, anzi in ordine Milan, Juve e Napoli, abbiano le rose migliori rispetto all'Inter, siano costruite in maniera migliore rispetto all'Inter. E quindi c'è troppa pressione, bisogna levare questa pressione addosso all'Inter, perché se non vince il campionato non succede nulla. Qui insorge praticamente tutto lo studio, che ha sempre fatto un bel gruppo attorno all'Inter, però quando c'è da rispondere a Bergomi a questo punto gli si risponde. Del Piero e Capello sono i primi, due ex bandiere della Juventus, che dicono è ovvio che ci sia pressione, è la favorita. Quest'anno l'Inter, a detta di tutti, è la favorita, ma non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter sia la favorita.
Piccinini risponde anche a suo modo per Bergomi. Bergomi continua a dire: no, non è assolutamente la favorita. Chi ve lo dice? Chi ve lo dice? Piccinini risponde intervenendo in riferimento a che cosa? Agli investimenti, perché dice: l'Inter ha fatto gli investimenti importanti. Sono stati fatti negli ultimi 2 anni degli investimenti importanti a fronte di poche cessioni, e quindi è normale che sia la favorita. Anche lì Bergomi dice: guardate che l'Inter non ha fatto grandi investimenti, non ho visto grandi investimenti. Poi però parla del Milan, che ha fatto grandi investimenti, che si è ritrovato a fare mercato con 2 lire, prendendo Ibra a zero e prendendo tutta gente in prestito. E vabbè, ma lasciamo perdere. Dimentica che l'Inter negli ultimi 2 anni ha preso gente come Hakimi, come Lukaku, come Barella, come Sanchez, come Vidal, come Kolarov, come Sensi, senza contare tutto. E anche come Eriksen. Poi se Eriksen non lo sai far giocare è un altro problema fondamentalmente tuo. E lui continua a dire, tra l'altro Piccinini dice: l'Inter ha una rosa di un valore di 300 milioni di euro, non puoi non considerarla come una delle favorite. Lì la frase che ha fatto scoppiare dal ridere tutti, e se avete possibilità di rivederlo, vedetela. Per questioni di copyright ovviamente non posso qui mettere il video, ma è evidente che comunque è stata una situazione imbarazzante. E a quel punto dice: non dobbiamo noi caricare di troppa pressione l'Inter. Lì c'è una risata generale. Cioè lì lui è stato letteralmente umiliato. E a quel punto interviene Del Piero, che secondo me umilia letteralmente Bergomi, facendogli capire come funziona il mondo del calcio. Dice Del Piero: è ovvio che l'Inter abbia pressione. Solo le squadre che non vincono nulla e che non hanno niente da vincere non hanno pressione. Del Piero dice una frase che è stata veramente, ha lasciato Bergomi senza parole. Perché ha detto: io ho vissuto tutta una carriera sotto pressione, perché ero alla Juventus e lì si vince. Nelle grandi squadre, se sei una grande squadra, ce l'hai sempre la pressione. Sia quando arrivi settimo, che quando arrivi secondo, che quando arrivi prima, che quando arrivi decimo. Evidente, per i grandi giocatori e per le grandi squadre è normale. Del Piero risponde dicendo che l'Inter è costruita per lo scudetto, è evidente. Dall'inizio anno si sapeva che era costruita per lo scudetto. Il Milan invece no, dice il Milan se all'inizio anno se vai da chiunque gli dici il Milan vince lo scudetto, no, non succede nulla, non c'è nessuna rivoluzione. Non è la stessa cosa invece per il Milan, per l'Inter. Pirlo invece, presuntuoso, dice: ma chi te lo dice? Chi te lo dice? Io è da inizio anno che dico che il Milan è favorita. Da inizio anno, l'ho sempre detto. Io l'ho sempre detto, sei tu che non lo dicevi. Continuando a dire che il Milan ha una rosa migliore, che è costruita in maniera migliore, che ha fatto investimenti migliori dell'Inter, o meglio, investimenti più di sostanza. Continua Del Piero dicendo che se non vince il Milan non è grave, perché invece, perché comunque il Milan viene da tanti passi falsi negli anni, ha fatto tanti anni di costruzione, cambi di società continui, cambi di allenatore continui, non c'è stata una programmazione, mentre l'Inter viene da alcune annate in cui c'è stata una netta crescita da Spalletti fino a Conte, l'anno scorso seconda, e via via ci sono stati tanti investimenti che hanno portato l'Inter a essere la squadra considerata migliore. Bergomi si riappella dicendo: ma Spalletti, con Spalletti si è arrivati quarti per rotto della cuffia, quindi non mi sembra che l'Inter in quegli anni facesse grandi cose. Lì la stoccata finale secondo me la dà De Grandis, che è stato un genio a rispondere in quel modo, dicendo: tu dici che le rose sono tutte, diciamo, quasi allo stesso livello e tutte, diciamo, buone, tu dici che l'Inter è la quarta, ma comunque, però dice: però se tu hai una delle migliori rose e la affidi a un allenatore a cui dai 12 milioni di euro a stagione, non puoi considerare l'Inter come una delle tante, perché l'allenatore è un fattore importante e se gli dai 12 milioni all'anno, allora devi vincere. Bergomi invece continua a dire: no, l'Inter io non la metto a livello superiore, la metto a livello delle altre, anzi, la metto al di sotto delle altre, in questo momento io la vedo quarta. Non dobbiamo caricarla di pressione. Questo è stato uno dei siparietti più imbarazzanti che abbia mai visto in una trasmissione televisiva a tema calcistico. Perché questo suo voler liberare l'Inter da questa pressione, che io capisco che l'Inter, non essendo abituata a questo tipo di pressione, è da 10 anni che non è abituata a questo tipo di pressione, e non essendo abituata, avendo tutta questa pressione, la sente tantissimo, ed evidentemente comincia a sentirla anche nei risultati, perché è uscita dalla Champions, è uscita anche dalla.
ha perso questa brutta sconfitta contro la Samp, brucia tanto, e comincia a scricchiolare qualcosa l'Inter, che capisce che evidentemente c'è della pressione. E quando si sente la pressione, lì arriva il Bergomi di turno, che è uno dei portavoce dell'Inter. Non giriamoci intorno. L'emittente Sky, la prima in Italia e in Europa, lui è uno dei portavoce dell'Inter, secondo me, ed è normale che stia lì a dire: ma leviamo questa pressione, non ci sta questa pressione, mettiamola al Milan invece, mettiamola al Milan. Il Milan viene da sesti, settimi posti ogni anno con squadre assurde. Ieri il Milan giocava con Calabria a centrocampo, è entrato Colombo. È entrata gente incredibile e ha Pioli in panchina, che ora tutti esaltano. Fino all'anno scorso Pioli era a casa che si faceva l'uncinetto perché era stato mandato via dalla Fiorentina, che era di certo un top club. Conte invece viene dalla Premier League, ha fatto tanti anni da top allenatore, è considerato uno dei top allenatori del mondo, e pa viene pagato infatti 12 milioni di euro. La Juventus è una fase di ricostruzione assoluta perché ha venduto tanti pezzi pregiati e ha preso tanti giovani e ha preso un allenatore a cui dà 1 milione di euro all'anno. Come fai a dire che l'Inter ha la rosa, ha la quarta rosa e non gli si va data pressione mentre va data a squadre come il Milan e poi nomina il Napoli? Il Napoli. Come fai a dire che il Napoli è la rosa migliore dell'Inter? Il Napoli. A centrocampo il Napoli gioca con gente come Elmas, come Demme, ma come fai a dare questo tipo di giudizi? Con che criterio? E anche Gattuso, non puoi paragonarmelo a Conte, perché quando una squadra prende Conte, lo prende perché gli dà 12 milioni e perché vuole vincere. Quando una squadra come il Napoli prende Gattuso perché vuole sistemare la situazione creata da Ancelotti e vuole ricompattarla, ma non è l'allenatore che tu prendi per vincere lo scudetto, parliamoci chiaramente. Insomma, quella di Bergomi ieri è stata, secondo me, una delle più grosse figuracce fatte negli ultimi mesi. E ne ha fatte perché avevamo parlato qualche tempo fa di qualche altra esternazione particolare di Bergomi, sempre in riferimento all'Inter e alla Juventus. Questa volta le ha prese tutte, ha preso anche il Napoli, il Milan, dicendo che la pressione va data a loro, mentre l'Inter, siccome lui dice che l'Inter non è forte, allora non gli si va data pressione. Francamente è un tipo di giudizio che non mi trova d'accordo, però ripeto. Quando il tifo e quando l'appartenenza ad una squadra va oltre rispetto a quello che è il ruolo che dovresti avere, cioè quello del giornalista, allora credo che bisogna fare nettamente un passo indietro, perché è evidente che è palese come in questo momento Bergomi non sia lucido, non sia chiaro e non sia neanche coerente. Non si possono dare i giudizi solo perché io penso così e quindi si danno i giudizi così davanti a milioni di telespettatori. E cercando anche di influenzare l'opinione pubblica, perché è stato palese l'idea di Bergomi da inizio anno, cercando di screditare l'Inter, ma con lo scopo di levarle pressione e metterla sulle altre squadre come il Milan e come la Juventus, addirittura come il Napoli, cercando sempre di mettere pressione alle altre per evitare che ce l'abbia l'Inter, perché sa benissimo che l'Inter, non essendo una squadra abituata a lottare per lo scudetto, ecco che, perché è da 10 anni che non lo fa, parliamo chiaramente, ecco che quindi lui cerca in questo modo, avendo molto potere mediatico, perché stai a Sky, sei una delle voci portanti di Sky, ecco che quindi questo è il suo ruolo. E a me questo francamente non piace, perché poi quando parla del Piero, altra voce autorevole, sicuramente più autorevole rispetto a quella di Bergomi, ecco che non c'è lo stesso tipo di atteggiamento. Del Piero molto più equilibrato, cosa che invece non è Bergomi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci siamo dilungati un po', però andava fatta una bella analisi su questa discussione. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, se ha ragione Bergomi, e quindi se va levata, secondo voi, un po' di pressione addosso all'Inter, oppure evidentemente non è così e l'Inter deve assolutamente vincere lo scudetto, perché secondo me se non lo fa, allora Conte rischia seriamente di andare a casa.